Buongiorno a tutti. Buongiorno. Riprendiamo oggi il nostro lavoro sull'Orlando Furioso. Ho preparato una lezione abbastanza interessante perché vedremo un Orlando Furioso portato a teatro. Noi l'abbiamo letto, abbiamo commentato, abbiamo sentito, no, le sonorità dell'ottava ariostesca. E adesso vediamo come un grande regista decide di portare un'opera del 1500 in un grande teatro del 1900. E questo è importante perché si vede come le grandi opere, i cosiddetti classici, non tramontano mai, ma possono, a distanza di decine e decine di anni, in questo caso di oltre 4 secoli, essere attuali, avere un grande pubblico di spettatori, essere quindi immortali, perché l'opera classica, la grande opera, non muore mai. Anzi, viene trasferita dal suo genere di partenza, che è la letteratura, in un altro ambito, che è quello del teatro. Facciamo un epilogo sull'Orlando Furioso? Chi mi vuole parlare? Dai! Allora, l'Orlando Furioso è un poema cavalleresco pubblicato nel 1516 da Ludovico Ariosto a Ferrara. È costituito da 46 canti, i versi sono in decasillabi che sono raggruppati nell'ottava, ossia una strofa di 8 versi. Lo schema metrico dell'ottava, te lo ricordi tu? L'ottava ariostesca fu introdotta da Boccaccio e poi perfezionata da Ludovico Ariosto. Ariosto compie una mediazione di altissimo prestigio tra l'ottava di Angelo Poliziano e quella tradizionale, dando vita alla cosiddetta ottava d'oro. L'impianto dell'ottava prevede in genere 6 versi in decasillabi di una alternata e 2 versi in decasillabi sono versi di 11 sillabe. E due versi finali in rima baciata, che danno più ritmo al verso. Va bene, riprendiamo l'argomento dell'altro. Sì, con l'Orlando Furioso, Ariosto voleva celebrare le origini della famiglia degli Este a Ferrara. Quindi, per questo, uno dei principali personaggi, insomma, è Ruggero, che è un prode paladino, che è il capostipite della famiglia. Il vero però personaggio principale è Orlando, paladino di Carlo Magno. Riccardo, perché Orlando viene detto furioso? Questo titolo, che cosa significa? Poiché perde la ragione, il senno, perché è innamorato di Angelica, una fanciulla orientale, che però a sua volta è innamorata di Medoro, un principe saraceno, e per questo, diciamo, perde la ragione. Ma Ludovico Ariosto chi era? Chi vi sa dire qualcosa? Dai, Francesco. Ludovico Ariosto era nato nel 1474 a Reggio Emilia. Rimasto orfano per aiutare i suoi fratelli, entrò a far parte della corte degli Este, i quali gli diedero incarichi politici e amministrativi. Contemporaneamente si dedicò anche alle sue opere e gli diedero molta fortuna, di cui la sua opera più importante che è un poema cavalleresco è l'Orlando Furioso. Oltre a questo poema, scrisse anche alcune poesie in latino e 7 satire in versi, cioè dove descrive i comportamenti umani e criticandoli, e poi 5 poesie per il teatro. Va bene, allora possiamo procedere adesso? Andiamo a vedere che cosa fa Luca Ronconi. Luca Ronconi è un grande nome del teatro internazionale, è nato in Tunisia nel 1933 ed è morto lo scorso anno a Milano, nel marzo del 2015. A Milano, soprattutto, lui ha avuto la possibilità di mettere in scena le opere dei grandi classici, a partire dal teatro greco, le tragedie importantissime di Eschilo, di Euripide, di Sofocle, la commedia attica greca di Aristofane, e poi ha portato in scena Giardello, Chekhov, Goldoni e soprattutto Shakespeare. Allora, possiamo procedere? Thank you.
miscela dell'ippogrifo che sale sulla luna. Sappiamo cos'era l'ippogrifo? L'ippogrifo? Sentiamo, lo capto. È un cavallo alato che a suo appunto usa per arrivare sulla luna per recuperare il segno di Orlando. Lo voglio da padre 7 volte. Per arrivare